Gerry Scotti, la sesta edizione di Caduta Libera chiude un po' prima con 20 puntate in meno. Siamo in onda per 50 giorni. A Caduta Libera Gerry Scotti annuncia così la chiusura anticipata di questa sesta edizione del programma di Canale 5. Le puntate del quiz di Mediaset trasmesse in questa primavera TV saranno almeno 20 di meno rispetto a quelle andate in onda negli ultimi due anni. Nel 2017 e nel 2016, infatti, per lo stesso periodo 4 gennaio, 15 luglio, 30 aprile, 14 luglio il quiz prodotto da Endemolsha in Italia RT ha potuto contare su circa 700 prese reali ad edizione. Dunque, di fatto questa nuova versione primaverile del gioco con le botole saluterà i telespettatori il 14 o il 17 giugno 2018. Punto perché Caduta Libera 2018 chiude un po' prima e la stoccata di Gerry Scotti alla Rai perché l'edizione primaverile di Caduta Libera 2018 chiude un po' prima? A spiegarlo è lo stesso Gerry Scotti durante una delle ultime puntate. Queste le parole che il conduttore usa nel preserale di Canale 5. Vi accompagneremo per mano fino ai mondiali, avvenimento che sarà spalmato su tutte le reti Mediaset, per la prima volta gratis. Punto proprio in merito ai mondiali, quest'anno in onda sulla TV commerciale, Scotti lancia anche una stoccata al servizio pubblico: chi è che vi dà il mondiale senza farvi pagare niente? Solo noi. L'ho fatto anche la Rai? Li pagate il canone, qui è gratis. È giusto ricordarlo ogni tanto. Punto Scotti e lo studio di Caduta Libera qui smontano tutto e arriva Celentano col suo nuovo programma nell'ultima puntata dalla 500 alla 1. Caduta Libera 2018 in onda su Canale 5. Gerry Scotti annuncia anche che presto lo studio del quiz il 20 di Cologno Monzese sarà smantellato per ospitare una novità in casa del Biscione. Questo l'annuncio fatto dall'amato presentatore da 30 anni a Mediaset. Noi finiamo in 50 giorni. Poi qui smontano tutto e arriva Celentano col suo nuovo programma, una grandissima novità per Canale 5. Se non sarà Adrian, che cos'è?